Palestina non esiste. Possono anche risponderti così quando vieni fermato in uno dei tanti checkpoint israeliani prima di accedere in questa terra che per qualcuno non ha neppure un nome. Se la Palestina non esiste, cosa c'è allora dietro quell'interminabile muro? Chi si nasconde oltre la cortina di cemento che delimita spazi, territori, ma soprattutto uomini, pensieri, affetti, emozioni? Un paese, un popolo, una terra esistono anche se non dai loro un nome. Il profumo dell'olio condito da mille spezie, l'aroma dell'incenso, scavalcano però anche il muro più alto che l'uomo possa costruire. Nessuna barriera riesce a fermare le grida gioiose dei bambini che giungono chiare, nitide, dall'una e dall'altra parte delle pareti di cemento. E allora vuol dire che la Palestina c'è, esiste, con tutti coloro che la abitano, con tutti i loro problemi, dei quali quelli delle donne sono tra i più drammatici. E in questo caso il conflitto israeliano-palestinese non c'entra nulla o poco. Le sofferenze femminili in questa terra nascono soprattutto tra le pareti domestiche, hanno radici nella famiglia. Proviamo allora a superare il muro di silenzio che da secoli accompagna le donne palestinesi. Diamo loro voce, ascoltiamo storie che di umano non hanno nulla. Trema il giovane ed esile corpo di Nesrim. Cammina con difficoltà questa ragazza di Betlemme che fino a 12 anni di età era una promessa della ginnastica palestinese. Nella palestra della scuola era la più brava, la più bella a vedersi, gambe e braccia che si muovevano con armonia, fino ai 12 anni, fino a quando, un giorno, mentre studiava, suo padre arrivò con un bastone e cominciò a percuoterla. Mi colpì ripetutamente alla testa. Non riuscivo a capire perché. Non vedevo più nulla. Non riuscivo a ragionare. Il giorno dopo a scuola svenni. Gli insegnanti chiamarono mio padre che disse che forse avevo mangiato poco. Da quel giorno continuò a percuotermi con bastoni, pezzi di ferro. Non riuscivo più a studiare. Il mio corpo ha cominciato ad avere questo movimento, ti vedete, ed io non capivo e non riuscivo più a praticare qualsiasi genere di sport. E ancora, tagli sulle braccia, bruciature con sigarette e tanti altri mezzi di tortura. Chiedevo il perché di tutto questo, quali colpi avessi, e mio padre rispondeva che ero figlia di nessuno. A 15 anni fui portata via dalla scuola e messa in un posto bruttissimo, dove si entrava attraverso un buco. Ho vissuto assieme agli animali e mio padre veniva con mio fratello per bastonarmi, per cuotermi. Sono riuscita a scappare e dei parenti buoni mi hanno portata in questo centro. Non sapeva neppure mangiare, vestirsi, parlare, la giovane Nisrim, 3 mesi fa, quando è stata portata nel centro Miwar, una struttura per l'ospitalità e il sostegno di donne vittime di violenze, realizzato a Betlemme per volontà del Ministero degli Esteri italiano. Qui Nisrim, come tante altre ragazze, ha ricevuto quel calore e quell'aiuto che le sono stati negati dalla famiglia. Le cicatrici sul viso e sul corpo cominciano a dileguarsi, le ferite dell'anima rimangono, ma vengono curate dall'affetto che la circonda.